Io non sono emozionato perché in genere inizio la campagna elettorale, sono molto contento. Venendo qui questa mattina a piedi da casa, cercavo di capire che cosa avrei dovuto dire, perché sapevo che ovviamente avrei dovuto aprire questo nostro incontro. E mi veniva in mente, lo accennavo prima a degli amici, perché il nostro movimento si chiama Città Nuova. Forse non tutti lo sanno e quindi credo che bisogna partire dal nome. Scusate, adesso mi concedo una piccola citazione latina, nomina sunt consequentia rerum, cioè i nomi costituiscono spesso, secondo una certa visione anche filosofica, l'essenza delle cose, o dovrebbero costituire. Quando abbiamo scelto il nome di Città Nuova, lo abbiamo scelto perché c'è un giornale che si chiama così, c'è un giornale che appartiene a un movimento di cui qualcuno qui dentro, anche candidato, fa parte, e che io così ho conosciuto nella mia, ahimè, lontana giovinezza. È il Movimento dei Focolari, un movimento di ispirazione cristiana, e io ho rubato questo, io e altri amici che allora abbiamo costituito questo movimento civile per la liberazione etica della politica, come recita, ecco, la leggenda che c'è attorno al nostro simbolo, perché volevamo interpretare una novità vera, una novità che partiva innanzitutto da noi stessi, cioè dalla capacità di sapersi ogni giorno rinnovare, al di là dell'età anagrafica che ognuno purtroppo porta dentro di sé. Ci possono essere, ci sono giovani anagraficamente tali, che però di testa sono vecchi, e ci possono essere persone che hanno già superato il numero 6, che fortunatamente riescono a mantenersi giovani, cioè aperti alle situazioni, aperte alle esigenze, aperte alle prospettive, aperte alla progettualità. Ecco, in quel momento, questa è la terza campagna elettorale che io ho il piacere, l'onore, il privilegio per certi versi di affrontare. L'ho affrontata in altre situazioni, in altri ruoli, oggi l'affronto come presidente di questo movimento. Allora si trattava di confermare un impegno del sindaco Pompeo alla sua seconda esperienza, che poi fu una cosa interessante, un risultato bellissimo, no? Perché pensate, dall'altra parte c'erano avversari che potevano contare col supporto di 8 liste, noi eravamo appena 3, e quella campagna elettorale, caro Gianni, fu vinta in modo eclatante, cioè fu la prima conferma a un impegno che Gianni Pompeo aveva profuso nella prima parte della sua esperienza di sindaco, che come tutti noi sappiamo è durata circa 10 anni. E allora la novità parte innanzitutto da questa capacità che ciascuno deve avere di mettersi in discussione ogni giorno, ogni momento, ogni attimo, perché la storia, non vedo Giacomo Bonaggiuso, ma insomma abbiamo qualche volta parlato, se la storia sia maestra di vita, io dico qualche volta, se la storia è maestra di vita, noi siamo purtroppo dei pessimi alunni, dei pessimi scolari, perché tante volte la storia dovrebbe insegnare, ma noi non impariamo nulla. E allora ci vuole questa capacità e anche, se mi consentite, questa umiltà di mettersi in discussione ogni giorno. Ci vuole però anche, e lo dico all'indomani di una piccola polemica che sui social, come si suol dire, viene fuori, ci vuole anche la consapevolezza e la
consapevolezza critica, la considerazione e la mancanza di falsa modestia nel riconoscere da che parte si sta. E ieri Gianni ha detto una cosa che a qualcuno non è piaciuta. Lui ha detto: noi siamo la parte buona di questa società civile. E ovviamente non è che volesse dire che dall'altra parte ci sono tutti i cattivi e qui ci sono tutti i buoni. Voleva semplicemente definire un discrimine. Chi ha costruito la nuova sede degli uffici comunali sui terreni confiscati alla mafia certamente è dalla parte buona. Chi purtroppo sta esponendo, ha esposto questa città a una deriva che nessuno di noi si augura possa essere purtroppo quella che qualcuno in questo momento immagina, oggettivamente, perché ne parlavo prima, ci sono responsabilità oggettive, al di là delle intenzioni, al di là della personale onestà che io non metto in discussione fino a quando non ci sono sentenze definitive. Ma chi fa politica deve avere la capacità, la forza, la dignità di trarre le conclusioni di quelle che sono le sue scelte, le sue posizioni. Per cui c'è chi ha piantato la rosa siciliana, Gianni, in quel terreno strappato alla mafia, e ha fatto antimafia vera, e ha fatto legalità, anzi giustizia vera, e ha dato un segnale di riscatto a questa città. C'è chi ha oggettivamente consegnato questa città a una commissione prefettizia che io non so quali conseguenze vorrà tirare, perché poi quando si vuole arrivare a una certa conclusione che magari Dio non voglia è stata premeditata, tutto può fare brodo. Ma questo è un altro capitolo, e noi oggi abbiamo il dovere in ogni caso di essere qui, di fare la nostra campagna elettorale, di lanciare le nostre proposte concrete, attuabili, sostenibili, qualunque sia il risultato di questa spada di Damocle che purtroppo pende sulla nostra città. Quindi il discrimine tra l'essere dalla parte di chi ha fatto una buona amministrazione, la bontà non si riferiva certamente alle virtù specifiche di ciascuno, ma si riferiva a un fatto amministrativo, a un fatto di capacità che è stata dimostrata, ampiamente dimostrata nei fatti. Ci sono due libri bianchi che io ovviamente per ragioni di opportunità, ma anche di tempo, non posso qui citare, per dire chi c'è da una parte e chi c'è dall'altra, chi purtroppo è responsabile, e non vedo in quale misura oggi possa parlare di rinnovamento. Rinnovamento di che cosa? Rinnovamento in funzione di chi? Sulla base di che cosa oggi qualcuno può parlare di rinnovamento? C'è chi invece ha consegnato questa nostra città, credo, alla stagione più oscura, alla situazione di degrado massimo in cui essa si possa essere venuta a trovare negli ultimi tempi. C'è chi dice di non avere soldi e poi si scopre che ha sperperato quasi 500.000 euro, quasi mezzo milione di euro, non lo dico io, non lo dice chi ritiene di essere nel giusto, di chi ritiene di essere nella posizione di potere anche affermare più o meno polemicamente certe cose. Lo dice una persona insospettabile che è il commissario straordinario con le funzioni del Consiglio Comunale, il quale dice non soltanto che sono stati spesi questi soldi, che potrebbero anche essere stati spesi in modo oculato, ma che sono stati spesi a pioggia senza un preciso indirizzo, senza una precisa idea, cioè sono stati, appunto, come dicevo prima, sperperati. Ecco quello che è mancato, e quello che invece oggi noi abbiamo il dovere di riprendere: l'idea di una città
di una Castelvetrano, di un territorio, che obbedisca a un progetto di sviluppo armonico, a una idealità, a una sostenibilità, che sia il frutto di sforzi, che sia il frutto di idee davvero nuove, progettuali, in grado di porre questo nostro territorio e questa nostra città al posto a cui esso naturalmente è vocato. Ci riempiamo tante volte la bocca, io oggi non lo farò, di quelle che sono le nostre potenzialità, parliamo del parco archeologico, parliamo del turismo, parliamo dell'agricoltura, parliamo dell'artigianato. Bene, c'è chi ha al suo attivo tutta una serie di risultati, di fatti, c'è chi ha al suo attivo soltanto fotografie, comunicati stampa, annunci ai quali molto spesso, troppo spesso, non sono poi seguiti dei fatti concreti. Tutto si è risolto nella politica dell'annuncio, tutto si è risolto nella, devo dire, tentazione, o meglio, nella, come dire, quasi allucinazione mediatica di chi tutto il giorno forse non ha fatto altro che stare dietro ai vari social, ai vari Facebook, alle varie testate giornalistiche online, quindi andando dietro a che cosa? Andando dietro alle suggestioni di carattere mediatico piuttosto che mettersi a lavorare. C'è chi ha portato in questa città milioni di finanziamenti, 39 credo, non vorrei sbagliare perché ogni tanto, quanti Gianni? Perfetto. C'è chi molti di questi finanziamenti li ha perduti, c'è chi ha progettato, c'è chi si è limitato a mettersi la fascia tricolore, a inaugurare senza magari invitare chi era l'effettivo autore di opere pubbliche, di servizi, di infrastrutture. E questo in tutti i campi, in tanti campi. Mi consentirete di citarne solo uno perché mi è particolarmente caro. C'è chi ha difeso l'identità di questa città, dando ad essa finalmente un agorà, un centro, un luogo di propulsione che è il sistema delle piazze. E questa è stata, lo ripeto sempre, con orgoglio, è stata questa una decisione storica che ha consegnato per la prima volta in questa città, dove la piazza principale era uno svincolo autostradale, un centro vivo e palpitante. C'è chi ci ha piantato dentro i birilli. Davanti al Teatro Selinus ci ha piantato i birilli. Oggi consente che le macchine possano posteggiare lì, non soltanto lì, ma ormai è diventata una prassi che in questo posto, che è il posto che dovrebbe essere una sorta di santuario, si consumino ogni giorno delle oscene profanazioni. Questi sono fatti simbolici, importanti, che denotano che da una parte c'è il vero amore per questa città, dall'altra c'è soltanto il pressappochismo di chi naviga a vista, sull'onda soltanto delle emozioni, sull'onda soltanto delle segnalazioni spicciole. Chi amministra non può andare dietro agli egoismi di ciascuno, perché il bene comune non è la somma degli egoismi, dei miei bisogni particolari, dei miei uzzoli personali, ma deve avere una visione alta, una visione globale, una visione che sia davvero il frutto di una idea vera, autentica, basata sulla storia ma proiettata anche verso il futuro. Ecco perché, cari amici candidati, adesso poi darò la parola al nostro candidato sindaco che ieri ha presentato tutte le liste e quindi conosce, ovviamente conosce in modo particolare i candidati di Cittanova per il rapporto
speciale, dobbiamo dire anche questo, che lega Gianni Pompeo alla lista di Città Nuova. E quindi oggi darò a lui la possibilità, credo anche il piacere, anzi certamente il piacere di presentare i candidati di questa lista, amici qualificati, amici che si sono nel tempo spesi a vario titolo per il benessere di questa città, tanti giovani che si presentano per la prima volta al vaglio della pubblica opinione, ma che hanno già dato, credo, il meglio di sé, anche nella stesura di un programma che non è la risultante di così sogni più o meno realizzabili che tutti noi possiamo concepire. È finito il tempo in cui i porti di Selinunte si vedevano nelle ricostruzioni più o meno adeguate di tecnici, in cui le possibili i possibili adeguamenti si vedevano soltanto con il Photoshop, ma è il risultato di un impegno che molti ragazzi giovani, anche di Città Nuova, con l'aiuto e con la collaborazione fattiva degli altri elementi che appartengono alla coalizione, hanno costruito in alcuni giorni di lavoro serrato, che ha dato poi vita a un programma che è quello che abbiamo l'onore di presentare alla città. Un programma in cui non si parla soltanto di cose che vanno fatte, si parla anche di questo, perché ci sono alcuni punti che costituiscono i punti indefettibili, quelle priorità alle quali oggi un candidato sindaco, che certamente si troverà davanti ad una situazione particolarmente difficile per tutta una serie di ragioni che ovviamente non è qui il caso di ricordare, ma che tutti noi conosciamo, dovrà affrontare prima di tutte la questione di carattere economico di un ente che non riesce più, in qualche situazione, in qualche caso si è già avverato, neppure a pagare gli stipendi ai suoi dipendenti. È successo. Di un ente che continua purtroppo, e non sappiamo ovviamente perché, come tutti noi sappiamo, Città Nuova è stata all'opposizione dal 2014, in quali condizioni questa amministrazione ha lasciato e sta lasciando. Ma ci sono poi tutta una serie di priorità che vanno affrontate: il decoro urbano, lo sviluppo economico, la questione delle frazioni, il randagismo. Ma accanto a queste priorità, che certamente vanno affrontate ed aggredite, c'è un'idea di città nuova, di città che si proietta nel futuro. E noi abbiamo il diritto di poter parlare in questi termini, perché questa città nuova in parte l'abbiamo già costruita, in parte l'abbiamo già edificata. Non possiamo parlare oggi, come fanno alcuni, di un rinnovamento sulla base di macerie che sono state costruite e lasciate lì a marcire, così come oggi in questa città purtroppo ci è dato di vedere. Basta che soltanto che usciamo e attraversiamo qualche strada e qualche quartiere. Come fate a parlare di rinnovamento? Rinnovamento sulla base di che cosa? Dove siete stati in questi ultimi 3-4 anni? Che cosa avete fatto? E allora, cari amici, io credo che non occorrono molte parole ancora per definire quello che è il senso, l'impegno di questa nostra lista, che, come dicevo prima, abbiamo cercato di costruire nel modo più qualificato, più variegato possibile, dando spazio alle varie esperienze, alle varie condizioni e ai vari strati della società civile, come suol dirsi, di questa nostra città. Io chiamerei immediatamente il sindaco per poi riprendere la parola per chiudere e poi lasciare a lui la definitiva conclusione, il candidato sindaco, per, come si suol dire, dare il benvenuto e presentare ufficialmente la lista, che è la lista, tra l'altro abbiamo avuto anche la fortuna di essere sorteggiati
come primo simbolo, quindi questo è così, insomma, non me ne vogliono gli amici della coalizione, ritengo sia anche un fatto di buon auspicio per quello che può valere ovviamente per il successo che io mi auguro il più largo possibile, e io mi auguro che sia per tutti, indipendentemente dal risultato che poi ciascuno potrà conseguire, foriero di soddisfazione, che sia, e concludo, soprattutto non un approdo, ma sia soprattutto un inizio. Noi non sappiamo quello che avverrà nei prossimi giorni e nelle prossime ore. È inutile nascondersi la gravità di una situazione che, come dicevo prima, purtroppo incombe, ahimè, senza che noi ne abbiamo alcuna responsabilità sulle nostre teste. Ma qualunque sia il risultato di quello che accadrà, una cosa è certa: l'impegno di questa lista, l'impegno di questo movimento dovrà continuare, forse ancora più forte che mai nel caso malaugurato in cui non fosse concesso a questa città di celebrare quello che è normalmente nella prassi democratica, e cioè le libere elezioni. Città Nuova ci sarà, Città Nuova continuerà ad essere un pungolo critico, assolutamente obiettivo, leale e dignitoso nei confronti di una situazione che certamente noi non abbiamo contribuito a creare, le cui responsabilità andranno poi cercate nelle sedi opportune, ma certamente e in ogni caso noi continueremo ad essere presenti in questa città che vogliamo più bella, più libera, più aperta, più gioiosa che mai, nel senso non del gioioso vagante di antiche mura, così come antiche mura lo dipinge, consentitemi questa uscita così un po' magari fuori dalle righe, ma che vogliamo felice davvero, di una felicità che sia il frutto di un rinnovamento interiore che poi trova la sua espressione in un ambiente, in un contesto, in un territorio che sia appagante per noi e per quelli che verranno dopo di noi. Grazie. Grazie Francesco per la presentazione esaustiva e per aver ricostruito sicuramente l'immagine di Città Nuova, che è una lista a cui sono molto affezionato per averla cofondata con gli amici che hanno seguito in questi anni un percorso politico insieme a me. Io vi ringrazio tutti. Non è facile di domenica mattina, soprattutto in una giornata di sole, in una giornata in cui ci sono impegni familiari che portano indubbiamente a vivere la famiglia nel senso allargato, e quindi essere qui è sicuramente un sacrificio che sicuramente ci ripaga dei tanti sacrifici che in questi giorni si fanno per una serie di ragioni che accennava Francesco. Il clima che viviamo non è certamente un clima che abbiamo vissuto in precedenza, è un clima nuovo. Non era mai successo, diciamo, di avere una commissione ispettiva e di avere questa incombenza che metta nelle condizioni non soltanto chi si impegna nella politica, e quindi io e gli altri candidati che in questo momento siamo, diciamo, presenti alla ricerca dei consensi, ma impegna anche il cittadino, l'elettore semplice, che certamente viene, diciamo, preso da tantissimi dubbi. Una delle domande più ricorrenti che mi fanno: ma si vota? Bene, noi dobbiamo vivere oggi questo momento storico della città di Castelvetrano nel migliore dei modi. Dobbiamo essere sereni, ottimisti e rispettosi delle decisioni che verranno prese, e qualunque decisione verrà presa la dobbiamo rispettare, la dobbiamo accettare, perché il senso delle istituzioni, il senso del dovere nei confronti di chi esercita una propria azione in virtù di quelli che sono i compiti assegnati va rispettata. Quindi io ci tengo, sarò il primo perché sono il candidato sindaco di questa coalizione, ma penso che insieme a me qualunque decisione la rispetteranno anche coloro i quali mi stimano, coloro i quali mi seguono, coloro i quali hanno voluto attribuire in passato un consenso che spero possa essere anche attuale, in virtù del fatto che mi riconosco un solo merito: di aver avuto il coraggio di accettare la spinta di tanti amici che hanno voluto ancora una volta indicare nella mia persona la persona, diciamo, che può dare una mano d'aiuto a una comunità che vive un momento storicamente sicuramente difficile.
Io questa mattina vi posso assicurare che entro le 12:30 libererò tutte le madri di famiglia che hanno gli impegni familiari che ho sempre rispettato, perché la famiglia è bella, la famiglia, diciamo, va rispettato il ruolo di ciascuno di voi. E quindi vi garantisco che entro mezz'ora noi chiuderemo questa manifestazione per dare la possibilità a tutti di ritornare alle proprie case e di vivere la propria vita familiare. Voglio soltanto dire e parlare proprio in maniera succinta di due o tre cose che mi impegno, diciamo, a realizzare in questa città. Io mi auguro di avere la fortuna di verificare qual è la situazione finanziaria e economica del nostro comune, che è il primo atto che mi impegno a fare. Ma non solo è il primo atto che mi impegno a fare, io mi impegno a comunicare a tutti i cittadini, a tutti i castelvetanesi, qual è la reale situazione economica e quello che io porrò in essere per cercare di fronteggiare questa situazione. Questo è il mio impegno, che entro 3 mesi, datemi questo tempo, se è eletto sindaco di questa città, per poter accertare la reale situazione economica e per poter trovare i giusti correttivi. Io mi auguro, l'esperienza ce l'ho. D'altra parte, uno dei motivi per cui mi hanno spinto a candidarmi è in virtù di un'esperienza decennale. Penso di essere, diciamo, il sindaco ormai che per più anni nel dopoguerra è stato sindaco di questa città. E se sarò eletto batterò ogni record, perché saranno altri 5 anni, quindi aggiungerò questa altra esperienza. Io vi posso garantire che anagraficamente magari non sono sicuramente più giovane, ma vi posso garantire che dentro ho una passione civile e ho un, diciamo, ancora mi sento tantissime forze, come se fossi sicuramente, non dico un 18enne, ma un giovane che ancora una volta vuole servire questa città e questa comunità con tutte le proprie forze. Sono circondato da tantissimi giovani con i quali mi confronto costantemente e posso garantire che mi trovo a mio agio. Non sento nessun salto generazionale fra loro e me, perché abbiamo una sintonia, abbiamo un comune sentire che è uno, sicuramente uno, quello di volere bene questa città e di volere guardare in maniera ottimistica al futuro di questa città. Io ho un desiderio, voglio ritornare, se ci riesco, a rendere il cittadino castelvetanese, anche l'ultimo, più ottimista, a rendere un cittadino del castelvetanese con il sorriso sulle labbra, perché ritorni questo sorriso, perché tutti insieme, amando questa città, la possiamo vedere come una città normale, una città in cui è bello vivere. Questo è l'obiettivo che mi pongo, ritornare a dare ai cittadini il gusto, il senso dell'appartenenza, ritornare a dare a ogni cittadino il piacere di vivere in questa città e di sentirsi rappresentato. E il cittadino qui ha una grande responsabilità, perché da soli non si va da nessuna parte. Se è una città migliore è perché miglioriamo tutti. È quel senso civico che deve contraddistinguere il castelvetanese, quel senso dell'accoglienza nei confronti di chi abbiamo la presunzione di invitare a fare venire qui, per vivere qui, delle giornate belle che possono rappresentare un ricordo indelebile nel loro futuro. Noi dobbiamo sicuramente sentirci protagonisti per ogni turista che viene nel nostro territorio e qui vive. Si deve sentire a casa sua. Dobbiamo essere così capaci di dimostrare a queste persone che l'invito o la pubblicità che facciamo di un territorio non era quella sbagliata. Dobbiamo cancellare, purtroppo, una pubblicità negativa che ci vede spesso sui giornali, in televisione, come una città che porta dietro una propria disgrazia. È vero, la possiamo risolvere soltanto in un modo: dimostrare chi viene in questo territorio che questa è una città accogliente, che questa è una città di persone per bene, questa è una città di persone che lavorano e che hanno il senso e anche il desiderio e la voglia di costruirsi una famiglia e di dare un contributo al bene pubblico. Perché il bene pubblico non lo rappresenta soltanto il sindaco, è il cittadino che deve sentire il bene pubblico come se fosse proprio. Questo è l'orgoglio, questo è il desiderio che vi pone e si pone chi oggi è chiamato a poter guidare ancora una volta la città. Ci sono delle cose, dei punti, li accenno, perché tutto il programma qui non è la mattinata adatta e non c'è il tempo necessario. Ci saranno altre manifestazioni pubbliche che faremo nei prossimi giorni e a quelle vi invito, perché la presenza e il segnale da dare all'esterno è quello di essere, di dimostrare agli altri che ci crediamo in questo progetto e che soprattutto possiamo trasmettere agli altri che il nostro progetto è migliore dell'altro. Noi ci confrontiamo democraticamente, noi non usiamo violenza nei confronti del cittadino, noi chiediamo un consenso libero, democratico. Se hanno fiducia in noi ci votino,
Se non hanno fiducia nel progetto che presentiamo, votino per altri candidati. Non è certamente un'offesa per nessuno, lo diceva Francesco Calcara, dire che noi rappresentiamo la parte onesta e buona della città, nel senso che la nostra coalizione è fatta sicuramente da persone per bene, perché così onesti e persone per bene sono i candidati e così spero che sia il consenso. Io in campagna elettorale non ho mai incontrato personaggi in odor di mafia. Lo dico con orgoglio. E se avessi saputo che un candidato che avevamo scelto tutti, perché io sfido in questa sala, sicuramente 5 anni fa, per il consenso che abbiamo chiesto sempre noi di Città Nuova, abbiamo votato un sindaco giovane, ma che non potevamo pensare che dietro le quinte in campagna elettorale si facessero determinati incontri. Io posso dire soltanto con orgoglio, io non c'ero, ma dico ancora con più orgoglio, io non sapevo niente. Questa è la realtà che purtroppo ci deve spingere. E capisco anche che è vero che in campagna elettorale si incontrano migliaia di persone, ma sicuramente si possono incontrare in piazza, non certamente nelle abitazioni di chi è notorio che questa, diciamo, situazione non è certamente delle migliori. Io non voglio parlare male degli avversari. Gli altri aprono le campagne elettorali cercando di buttare fango. C'è un momento per tutto e non credo nemmeno che questa sia la sede giusta. La sede giusta sarà la piazza, il sistema delle piazze, dove già sin d'ora vi annuncio che noi faremo un primo comizio di apertura e saremo tutti, non sarà soltanto Città Nuova, ci saranno anche le altre liste che ringrazio per aver individuato in me il candidato per poter, diciamo, presentare un progetto alla città. E sin d'ora vi dico che l'appuntamento importante è il 1° giugno. Il 1° giugno sapete benissimo che noi avremmo fatto, è un giorno feriale. L'abbiamo fatto perché il 2 è festa e quindi il 2 non potevamo farlo, anche per avere poi il tempo necessario per chiudere la campagna elettorale. E vi dico, e lo dico con serenità, quello è un momento importante perché noi il comizio di apertura lo faremo, a parte il 26 in questa sede di tutte le liste, noi faremo l'apertura vera, che è la scommessa, su cui vi prego, sin da oggi voglio responsabilizzare tutti voi che siete qui di domenica mattina, quindi siete quella parte, tra le altre cose, a me più affezionata, perché Città Nuova è la lista, certamente che io sento vicina a me, non trascurando le altre, perché questa è quella lista che io ho fondato e questa è la lista che ha condiviso con me i percorsi politici precedenti. La scommessa è quella, riempire il sistema delle piazze, dove faremo un comizio e dove sarà la sede pubblica, dove vi invito sin d'ora. E quindi il 1° giugno, invitate più persone possibili, il 1° giugno, ore 20, invitate più persone possibili, perché non c'è dubbio che quella presenza sarà anche un motivo per me di acquistare quelle energie che serviranno negli 8 giorni successivi per arrivare al comizio di chiusura che abbiamo anche già, diciamo, previsto per il 9 giugno, giusto Nino? 9 giugno alle ore 21 questa volta, quindi il 1° giugno alle ore 20 nel sistema delle piazze e chiuderemo il 9 giugno alle 21 nel sistema delle piazze. Quelli sono i momenti sicuramente di festa, al di là di quello che sarà l'esito della campagna elettorale, sarà la nostra festa, la festa di coloro i quali hanno individuato, hanno scelto il candidato praticamente che vogliono votare e sarà un momento di incontro, un momento di festa qualunque sia l'esito della votazione. Però vi posso garantire che io sono molto ottimista e in genere difficilmente sbaglio, difficilmente non recepisco la percezione che ancora una volta i cittadini mi attribuiscono quella fiducia che mi hanno sempre dimostrato. E questo è sicuramente un clima buono per poter continuare questa campagna elettorale che mi auguro che sia sempre in crescendo. Io voglio accennare brevemente a 2 punti. Ho la presunzione di poter dire che quello che vi dico è possibile realizzarlo in 5 anni. Francesco faceva riferimento ai finanziamenti, sì, è vero. Qualunque sia la situazione economica, la scommessa è intercettare i finanziamenti comunitari e ci sono, per fortuna siamo ancora in tempo, anche se i primi bandi, già mi sono informato alla regione, saranno nel mese di settembre, ci saranno pochissimi giorni per poter intercettare e recuperare questi finanziamenti e noi ci impegniamo a farlo. Io ho una presunzione, voi sapete che
in passato noi abbiamo pianificato, a parte il sistema delle piazze, che considero una mia creatura a cui sono particolarmente affezionato, e vi devo dire che ho vissuto 5 anni di sofferenza nel vedere quel sistema delle piazze abbandonato, di vedere uno scoramento totale di un sistema delle piazze che è vuoto. È vero, ma io dico, che cosa è stato fatto per riempire quel sistema delle piazze? Chi ha fatto qualcosa? La risposta è semplice: nessuno. In questi 5 anni le manifestazioni in quella piazza sono state veramente poche. Io mi ricordo che durante il mio mandato non facevamo soltanto dei momenti di festa. Il sistema delle piazze era il momento opportuno per dare visibilità a tutte le manifestazioni cittadine. Io ricordo che a fine anno scolastico tutte le scuole venivano nel sistema delle piazze. Era un momento d'incontro con i giovani, i giovanissimi di questa città. Era un momento d'incontro, ma era un momento d'incontro e di festa. Quando facevamo la notte bianca, quando facevamo per esempio nel mese di novembre shopping e spizzico, mi ricordo tantissime manifestazioni, ma non è serviva soltanto a spendere soldi, era un momento di incontro, un momento di socializzazione, ed è questo l'obiettivo che mi pongo. Ma voglio anche darvi in anteprima 2 notizie. Marinella di Salinunte, noi abbiamo la presunzione di poter realizzare un percorso, una passeggiata, sempre in legno, perché è l'unica cosa che ci consente la sovrintendenza. Noi non vogliamo cementificare, però vi invito anche così a pensarla e a vederla come la penso e la vedo io. Abbiamo la presunzione di voler realizzare una passeggiata in legno che vada dal Lido Duché fino alla piazza Efebo, cioè mettere in collegamento la piazza attuale realizzata, che poi tra altre cose è trascurata, poco manutenuta. Si può dire che anche lì uno dei primi interventi sarà quello di cercare di fare una manutenzione straordinaria di quella piazza, perché credo che quella piazza in legno abbia rivoluzionato il modo di vivere dei salinuntini. È stato, ed questo è innegabile, una fioritura di apertura di piccole attività commerciali che hanno reso quel punto un punto d'incontro di tutti i cittadini, di tutti coloro che vivono a Marinella di Salinunte. Noi abbiamo la presunzione di poter dire di non dare soltanto questa occasione. Badate bene, io quando vado a Marinella la sera vedo tantissime persone in un percorso breve che è il molo di Salinunte, che le persone vogliono questo contatto con il mare. E allora ho pensato, ma non sarebbe bello collegare le 2 piazze, la piazza Efebo, quella più alta, e la piazza dello Scaro, con una bella passeggiata in legno sul mare, perché sarà sicuramente sul mare. E io vi invito, dico, a pensarla, a sognarla, e io mi auguro di poter fra 5 anni dire l'abbiamo realizzata. L'altra, Triscina, io ho la presunzione, visto e considerato che tutti noi, per la serie, diciamo, di mancanza di pianificazione degli amministratori di tanti anni fa, noi abbiamo un territorio sicuramente fra i più belli della Sicilia. Triscina e Salinunte io la vivo da quando avevo l'età di 10 anni, e quando villeggiavo lì a Triscina non c'era niente, erano distese di sabbie, ma di sabbie praticamente che partiva non soltanto dal mare, erano tutta una serie di dune, c'erano pochissime case. Si poteva realizzare sicuramente uno dei lungomare più belli di tutta la Sicilia. Non è stato fatto. Non piangiamo su quello che ormai non c'è più possibilità di tornare indietro. Lasciamo stare che altri dicono che Triscina è l'esempio di una speculazione edilizia, che non è vero essere attribuito alla speculazione mafiosa. Sappiamo Triscina come nasce. È vero che in gran parte è abusiva, ma è pur vero, devo dire, che nonostante l'abusivismo, Triscina ha oggi come oggi offre a chi viene la dignità di poter vivere in una località turistica, dove noi abbiamo la presunzione di poterla incrementare. E allora mi sono detto, realizziamo anche lì il legno, una bella passeggiata in legno lungo tutta la costa. E credetemi, non è un sogno così presuntuoso, è già finanziato, perché prima che scadesse il mio mandato abbiamo ottenuto un finanziamento, solo quello, Francesco, di 33 milioni, solo quello, di 33 milioni per realizzare le fognature a Triscina. Nel primo passo, perché una borgata possa avere la presunzione di voler dire di essere una borgata turistica. Una borgata turistica senza fognature non ha dove andare. Non possiamo sicuramente consentire che le tantissime, diciamo, fognature private che mettono a rischio anche l'inquinamento della costa. E allora realizziamo le fognature, e siccome la condotta principale va sul lungomare, nella parte più alta, la copertura di questa fognatura, faremo in modo, perché questo era già un mio pensiero ed è stata inserita nel progetto, di farle in legno e approfittare di questa copertura per ampliarla e fare una passeggiata serale
con una illuminazione, diciamo, consentita, perché anche lì ci sono dei divieti, in cui la sera possiamo andare a passeggiare e vivere il contatto con il mare anche nelle ore notturne. È una valvola di sfogo. Non si può passeggiare a Triscina lungo la via del Mediterraneo, perché è una strada molto frequentata. Noi chiudiamo, abbiamo sempre chiuso un piccolo tratto. Ci auguriamo in futuro di poter ampliare questo tratto di pedonalizzazione, anche perché, credetemi, la pedonalizzazione è fatta perché lì, camminando a piedi, c'è l'incontro, che io credo che sia alla base di qualunque rapporto civile. Il momento in cui ci si scambiano le impressioni, il momento in cui abbiamo il piacere di stare insieme. Questa è la presunzione. L'altra cosa importante su Casteldetrano: noi abbiamo tre parchi urbani, uno più bello dell'altro. Abbiamo il Parco delle Rimembranze, che è forse il parco veramente che, per come nasce, è quello che testimonia, proprio perché è detto delle rimembranze, perché ogni albero simbolicamente è legato a un caduto della Grande Guerra. E allora, siccome è un parco che è veramente bello e abbastanza grande, noi questo parco lo vogliamo trasformare in un punto di riferimento, facendo anche una piccola pista dove, vedendo il cittadino che ama correre, che ama dedicarsi allo sport, che ama anche passeggiare e fare delle lunghe camminate, vorremmo dedicarlo e specificarlo come un parco dedicato a coloro i quali hanno questa passione. Non trascurando che nel Parco di Rimembranze ci sarà l'animazione per bambini, perché è inevitabile che se qualcuno lì va a fare sport, è giusto che anche la moglie e i bambini possano trovare la valvola di sfogo per potersi divertire. Ma destineremo al parco giochi per bambini il parco che abbiamo Regina Margherita, cioè davanti alla chiesa di San Giovanni. Anche quello è un parco urbano più piccolo, quello può diventare veramente un centro dedicato ai bambini, anche perché c'è la cancellata, vi ricordo. Quindi, dovendolo custodire quando ci sono i bambini e negli orari in cui ci sono i bambini, si può anche chiudere la cancellata. Così la mamma ha la possibilità di distrarsi, o anche il papà, e il bambino può liberamente giocare, anche perché metteremo tanti giochi. Manca in questa città una valvola di sfogo per bambini. Uno dei desideri, io vedo quel bambino che mi ascolta con gli occhi incantati, guardate come diciamo, questo è il desiderio, diciamo, di un bambino in questa città. Vuole vivere anche lui, ci vuole fare capire che c'è anche lui, e noi dobbiamo recepire questo messaggio. E io mi scuso con tutti voi, perché nei primi 10 anni non sono riuscito a realizzare una struttura del genere. Non è certamente il parco di giochi che è stato realizzato in Piazza della Repubblica che può rappresentare una valvola di sfogo. Credo che quello sia niente rispetto a quello che noi vogliamo sognare e dare. L'altro parco, che anche quello è bello, l'abbiamo dedicato a Falcone Borsellino, e il vecchio parco, diciamo, urbano, cosiddetto, diciamo, di Piazza Dante, lo chiamavamo Villa Garibaldi. Oggi è stata dedicata a due giudici che sono morti e si sono sacrificati per la nostra Sicilia. E allora, in virtù di questo, noi in quel parco urbano abbiamo la presunzione di fare lì anche un punto d'incontro. E siccome sappiamo anche tanta passione, perché qui in questa città ci sono tanti animalisti che amano, desiderano farsi la passeggiata, diciamo, con il proprio animale preferito, noi vogliamo dedicare uno spazio di quella villa a quelle persone, vogliamo dedicare anche questo, però attrezzata per far sì che possano recarsi lì con gli animali, e quindi chi ha questa passione troverà anche lì una valvola di sfogo, e dare la possibilità agli animali anche di poter sgambare liberi da guinzaglio in una zona che verrà sicuramente attrezzata. Questi sono tre aspetti in cui vogliamo tipizzare i nostri parchi, fare dei parchi tematici, e abbiamo la presunzione di poterli realizzare, non trascurando una cosa: abbiamo un dovere nei confronti della nostra comunità. Dobbiamo migliorare il decoro urbano dell'intero territorio. Ieri io ho partecipato a un convegno sull'epidemiologia dei tumori in questa città, ancora una volta a distanza di 5 anni, anche perché quando ero sindaco di questa città ho dato il mio contributo affinché si creasse in questa provincia il registro tumori. Ieri, a distanza di 5 anni, abbiamo visto i dati, e per fortuna sono tranquillizzanti rispetto a quelli che io conoscevo già 7-8 anni fa. Questa non è una città che ha un'alta incidenza dei tumori, togliamocelo dalla mente. Anzi, è la città che in Sicilia ha la minore incidenza di tumori. È pur vero che spesso si sente dire non c'è famiglia senza un paziente, però è pur vero che rispetto a quello che accade in altre città d'Italia, la nostra è una città che ha una minore incidenza. Diciamolo queste cose, perché qualcuno fa allarme sociale, spesse volte vi fa capire come se questa città fosse una terra dei fuochi.
dove sotto, diciamo, vedendo questa città, ci siano chissà quali rifiuti pericolosi che mettono a rischio l'incolumità delle persone. I dati dicono che non è così. E io da medico devo attenermi a dei dati scientifici, perché la registrazione dei tumori e anche la causa dei tumori viene studiata, e viene studiata paese per paese. Questo non significa che noi non dobbiamo bonificare il nostro territorio. Noi ci dobbiamo sforzare per bonificare l'intero territorio comunale. Noi ci dobbiamo sforzare di pulire bene l'intero territorio comunale. Noi ci dobbiamo sforzare affinché la raccolta dei rifiuti avvenga puntualmente e che questa città possa essere pulita e possa essere veramente una città degna di essere visitata, e abbiamo la presunzione anche di creare degli itinerari turistici pedonali per mettere in collegamento tutte le bellezze del territorio e fare un percorso museale. Noi vorremmo realizzare e ampliare anche i musei esistenti, ma già credetemi, per quello che abbiamo, per la ricchezza, diciamo, dei nostri musei, già è un buon biglietto di visita. Ampliamo e facciamo, diciamo, un giro pedonale con un unico biglietto, e soprattutto sforziamoci di mettere in collegamento quello che è sicuramente il polo d'attrazione di questa città, ed è il sistema artigianale, industriale e commerciale, che se ne dica. È uno dei punti che richiama più gente dai territori vicini. Qual è la presunzione? Senza trascurare il parco archeologico, che ha già 300.000 visitatori l'anno, 300.000. Allora la presunzione è quella: creiamo un collegamento, magari con un trenino, tra l'area commerciale e il centro storico della nostra città. Promozioniamo lì il nostro centro storico, lì c'è la possibilità di avere il treno con un unico biglietto, il treno turistico dal centro commerciale, venire da noi e visitare il centro storico, che sicuramente chi viene, questo ve lo posso garantire. Quando abbiamo realizzato il sistema delle piazze, io avevo persone che venivano da fuori, che avevano la sensibilità di salire per venirmi a fare i complimenti per il bellissimo sistema delle piazze che avevamo. Quello era per me una soddisfazione, una gratificazione immensa, al di là di quello che possa pensare qualche cittadino di malaugurio che magari vede la parte negativa di questa cosa, e non è così. Ma il polo commerciale, artigianale e industriale va sicuramente potenziato e va sicuramente strutturato bene. Le rotonde che sono state realizzate, ve lo dico non perché voglio appropriarmi io di qualche cosa, ma sono finanziamenti miei, anche se realizzate pochi mesi fa. Quelle rotonde sono state finanziate durante il mio mandato e inserite in una programmazione nazionale. Noi avevamo stato fatto, diciamo, un piano di finanziamento pluriennale, e noi avevamo i finanziamenti che venivano dopo il mio mandato, che significa che li abbiamo accettati anche di buon grado. Sono arrivati i finanziamenti e è chiaro che sono state realizzate due rotonde. Non basta. Noi dobbiamo strutturare bene, perché è importantissimo, la via dei caduti di Nassiria. C'è lo svincolo autostradale, questa via dobbiamo renderla più accessibile al pedone. Non è possibile che lì da un centro commerciale all'altro si deve rischiare la vita. Non è possibile che il cittadino non abbia nemmeno un marciapiede dove poter camminare in sicurezza. Quella è una strada che sicuramente va completata. E questo è un altro, diciamo, delle cose che sicuramente presenteremo un progetto, tra le altre cose. Abbiamo già una realizzazione progettuale fatta dal Politecnico di Torino, non dal primo arrivato. Che sicuramente di Milano, Politecnico di Milano, giusto? Che sicuramente, dico, ci metterà nelle condizioni di avere una struttura. Ma l'altra cosa che voglio dire, tutta la zona artigianale, dove c'è, diciamo, l'erba che cresce in maniera spropositata, anche lì va pulito. Perché io, praticamente, per esempio, ho un desiderio, vorrei anche che chi viene a visitare il centro commerciale abbia la presunzione di visitare anche le piccole aziende artigianali, che sono il nostro tesoro produttivo. Perché lì ancora c'è la mano dell'uomo, non è il prodotto industriale, è un prodotto confezionato a mano che va portato a conoscenza degli altri. E allora perché no, se uno fa camerette per bambini e se va al centro commerciale non deve visitare l'industria di chi, la zona artigianale di chi costruisce a mano queste camerette e possa anche acquistarle? Abbiamo tantissime attività artigianali di questo tipo. Detto questo io mi fermo, altrimenti non rispetterei il tempo. Ho ancora 5 minuti e vorrei leggervi a uno i candidati della lista Città Nuova, e io vi invito, tra altre cose, devo dire, qualcuno non è presente per impegni. Noi abbiamo una lista, ripeto, di 24 persone, la voglio leggere insieme a voi, perché affinché voi ne possiate avere conoscenza. E vorrei anche presentarvi alla fine l'assessore di Città Nuova, che è qui seduto davanti a me, che è Nicola Bucca, che è una persona sicuramente di esperienza e che può dare a questa città un notevole contributo in quello che è la problematica non indifferente
della pulizia del nostro territorio. Lui ha un'esperienza ormai decennale nel campo dei rifiuti e io mi auguro che veramente possa dare quei suggerimenti che sono finalizzate e preposte a dare l'opportuna pulizia del nostro territorio. Noi vogliamo, e lì abbiamo la presunzione, lo vogliamo fare, qualunque sia l'opportunità. Sicuramente, dico, questo impegno lo prendiamo, ma abbiamo anche una ragione. Gli stipendi degli operai devono essere pagati regolarmente e noi dobbiamo trovare un sistema affinché l'operaio percepisca mensilmente il proprio stipendio per non avere nessun alibi di un lavoro approssimativo. È un operaio che deve lavorare tutto il tempo a cercare di mantenere questa città pulita. Ma la città si mantiene pulita quando gli operai sono gratificati nel minimo indispensabile garantito, perché loro a casa devono portare praticamente il pane. Non è che possono tornare a casa e dire: ma ho lavorato male perché non so se prenderò lo stipendio. Questo è un autoimpegno che va sicuramente preso e mantenuto, perché è indispensabile. Allora, anche qui un distintivo. Non abbiamo fatto una lista con i capilista delle persone che magari erano uscenti, più famosi degli altri, eccetera. Noi abbiamo fatto una lista presentandola in un ordine rigorosamente alfabetico. E guardate, praticamente dico, non mi dispiace affatto che il primo rappresentante di una lista sia un ragazzo, Buallusha Baldo, che è un ragazzo la cui famiglia è di origine tunisina. Io non so se è qui Baldo, non lo vedo, forse non c'è oggi. Di origine tunisina, ma è nato a Castelvetrano. È stato sempre a Castelvetrano, qui è nato, e questo è un esempio di integrazione in cui un ragazzo oggi può scommettere e mette a disposizione la propria persona per ottenere un consenso in una città che gli ha dato i natali, ma che sicuramente non ha dato l'origine alla propria famiglia. Queste sono le scommesse del tempo. E io lo ringrazio per avere, diciamo, tra le altre cose vi devo dire che è stato lui a dire: io mi vorrei candidare. Non è stata una ricerca definitiva. Poi abbiamo un altro ragazzo, che è un giovane, che si chiama Bua Gaspare. Poi abbiamo una persona sicuramente conosciuta, che è Enzo Cafiso, che è ex Presidente del Consiglio. Poi abbiamo un altro giovane, diciamo nobile anche per tradizione, perché il papà ha avuto un impegno politico, non difende questa città, che è Giuseppe Caponetto. Dov'è Giuseppe? Alzati. Che è lì. Poi abbiamo sicuramente una donna imprenditrice, perché qui è molto, diciamo, apprezzata e conosciuta, perché svolge un lavoro sicuramente nobile, che è Assunta Carlino. Poi abbiamo Anna Cirabbesi, un avvocato che praticamente ha avuto il piacere, anche per un saluto. E devo dire, per esempio, una candidatura di cui sicuramente siamo fieri. Poi abbiamo la giovane, la mascotte della nostra squadra, che è Federica Cudia. Dove sei, Federica? Eccola là. Fatto un confronto, sei la più giovane candidata dell'intera lista, quindi hai un titolo, già ce l'hai, l'hai acquisito. Poi abbiamo un'altra persona abbastanza conosciuta, che è Giuseppe Curiale. Dove sei, Giuseppe? Eccolo là. Anche lui, come Enzo Cafiso, consigliere uscente. Poi abbiamo una signora che è qui presente, che è Maria Giovanna Daguanno, che è qui, e ringrazio per aver accettato, diciamo, praticamente questa candidatura, anche perché sono convinto che darei un ottimo contributo. E poi abbiamo un insegnante di ballo, come vedete abbiamo persone diversificate, che è Rossana Denunzio, che è titolare di una scuola di ballo e che sicuramente impegneremo per animare il sistema delle piazze. È una mano d'aiuto, sono convinto che ce la darà, al di là di qualunque risultato. Poi abbiamo il più anziano, ecco, perché praticamente c'è bisogno anche per questo, diciamo, aggancio generazionale, ed è Sergio Di Simone. Eccolo qua. Sergio De Simone è molto impegnato nel volontariato e che, diciamo, l'esperienza e la saggezza se la porta dietro da una vita, diciamo, impegnato nel volontariato nella Croce Rossa, e tra altre cose vi devo dire suggeritore di importantissime iniziative che noi abbiamo inserito nel programma e anche lì vorremmo realizzare. Sergio è il propositore, per esempio, di una mensa sociale da aprire, da fare, diciamo, costantemente, per venire incontro alle esigenze più disparate.
Poi abbiamo una persona conosciuta che ha presente una sua esperienza politica, anche perché è stato in giunta con me, che è Vito Fazzino, e che è qui. E poi abbiamo, e questo diciamo, Nino Fontana, alzati. Collaboratore scientifico, molto impegnato nel sociale, molto impegnato diciamo, nelle attività parrocchiali del suo luogo e da sempre impegnato nel movimento dei focolarini che io ho conosciuto molto molto da vicino. Poi abbiamo un giovane imprenditore che io vi invito veramente ad apprezzare, che è un ragazzo che io ho conosciuto, che era liceale, io ero sindaco e lui era studente liceale. E con lui il primo approccio è stato quello di avere trovato un giovane, perché io di manifestazioni, noi avevamo bisogno di fare delle manifestazioni per la legalità che fossero libere, spontanee e liberamente organizzate dai giovani. Immaginate, chi potevo rivolgermi? Alla scuola. Ebbene, ho trovato dei ragazzi che hanno veramente, diciamo, sono stati molto collaboranti, che poi hanno fondato un'associazione per la legalità che è I Love Legalità. E tra altre cose devo dire che hanno fatto forse la più bella manifestazione per dedicarla veramente ai giudici scomparsi, si verificava nel mese di maggio, fatta insieme dove sei Vincenzo Italia, alzati. E che oggi finiti gli studi ha avuto il coraggio di avviare un'attività imprenditoriale che noi ci ripromettiamo di allargare quanto più possibile ai giovani. Lui è un imprenditore agricolo, ha preso l'azienda del padre, ha scommesso, perché è una scommessa, devo dire che ha anche subito dei vili attentati mafiosi, possibilmente legati al suo impegno giovanile per la legalità in questa città, quindi merita tutte le attenzioni. Si è trovato improvvisamente un vile attacco, nel senso che gli hanno tagliato tutti gli alberi che lui aveva piantato. Lui si è sperimentato in questo territorio in cui siamo abituati all'olio e alle olive. Lui coltiva melograni, è una scommessa, perché ha differenziato e diversificato i prodotti dell'agricoltura. E io per questo diciamo praticamente lo stimo, perché sta dando tutto se stesso per fare questa cosa. Ma voglio anche ricordare che insieme a Vincenzo Italia c'era un suo collaboratore che è Tonino Bacchi, che non è candidato, ma anche lui approfitto per ringraziarlo per il contributo assieme a Vincenzo e a tutto lo staff di Nino Centonze, Francesco Calcara, e anche due nominativi che voglio fare. Voglio fare perché non appartengo a una città nuova, perché il nostro programma è stato veramente filtrato attraverso i giovani, abbiamo dedicato 10 incontri all'ascolto e hanno elaborato un programma che io poi, fra qualche giorno, perché andrei a stampa domani, distribuiremo a tutta la popolazione affinché ne abbiano contezza. E quindi io li ringrazio, oltre a Tonino Bacchi, a Nino Centonze, a Francesco Calcara, a Giacomo Bonaggiuso, che stamattina non è potuto essere presente, lo ringrazio per il contributo fattivo che sta dando alla campagna elettorale e alla visibilità diciamo, delle nostre liste. Vorrei ringraziare anche Gianluca Nuccio, e Francesco Fontana, è doveroso, e Francesco Lisciando, è doveroso ringraziarle, ripeto, in questa prima occasione, perché sicuramente ne sarò grato a loro per l'impegno che hanno dedicato in questo momento. Poi c'è Gianvito Mobile, dov'è? Dove sei? Non c'è, eccolo là. Presidente di una polisportiva Libertas, che poi tra le altre cose diciamo che si dedica all'attività di pesca principalmente, che io ho conosciuto, tantissimo insegnante di educazione fisica a scuola e per hobby diciamo, ha questo di essere presente in un'associazione sportiva e organizzatore di tantissime diciamo, gare di pesca. Io ero un pescatore sportivo, dico ero perché da quando ho fatto il sindaco per 10 anni e poi a seguire ho smesso, ho abbandonato. Riprenderò. Anche perché questo mi dà il desiderio di vivere ancora e di avere questa speranza di poter ricominciare. Poi abbiamo Raffaele Parisi, che è qui, che è un dipendente, di Berice Ambiente e che sicuramente sarà, io mi auguro, il nostro punto di riferimento per diciamo, dare le giuste motivazioni agli operai affinché questa città possa essere sempre più pulita. Poi c'è un avvocato diciamo che è vicino a noi da tempo, che è Silvestro Pisciotta, dove sei? Eccolo là. Poi abbiamo una persona che è più conosciuta, diciamo forse il marito più conosciuto,
perché così come abbiamo detto scintilla, abbiamo la signora Caterina Russo, dov'è? Era qui fino a... dove sei? Eccola. La signora Caterina Russo, moglie di Ciccio Puleo, che sicuramente nel campo dell'organizzazione di qualunque attività musicale, eccetera, è uno dei principali attori e promotori, che tra l'altro è quello a cui devo dei soldi per avermi attrezzato questa sala. Ciccio, pagherò, stai tranquillo che pagherò. Dove sei? Dove è Ciccio? Non c'è. Ah, là, stai tranquillo, Ciccio. Poi abbiamo la signora, che ringrazio anche lei per aver, diciamo, presente, accettato il mio invito a candidarsi, che è la signora Sana Rosalba. Dov'è? Eccola là. Vedete, noi abbiamo in lista 9 donne, e io vorrei ringraziarle prima degli uomini, non si offendono i maschietti, ma per cavalleria, a parte questo, quindi non vi potete offendere. Voglio ringraziare le donne perché hanno accettato di buon grado questo invito. Oggi è vero che c'è un adempimento di legge, ma viva Dio, meglio che è venuta una legge che coinvolge il sesso femminile, perché molte più donne si stanno affacciando alla politica, e mi auguro che lo possano fare anche in futuro più donne possibili, anche perché c'è bisogno di voi, perché siete veramente quelle che possono civilizzare meglio una città e possono dare quel tocco che solo voi potete dare e nessun altro. Poi abbiamo Nino Sangetta, che è qui, bancario. Poi abbiamo Tommaso Scirè. Tommaso Scirè forse non c'è, ma un motivo per cui non c'è, quando vi dirò chi è. Tommaso Scirè è, diciamo, il titolare del bar del Pinguino a Marinella Sainunte, nella piazza dello Scalo. Quindi, siccome ha un'attività di ristorazione, ha il bar, chiaramente di mattina, di domenica a mezzogiorno, non poteva avere questa presunzione. E infine abbiamo, che è impegnata, non c'è qui, ma sicuramente una ragazza conosciuta per essere stata come assessore e che è stata l'ultima candidata, che ha accettato di buon grado il mio invito, anche perché non per impegni non voleva candidarsi, ma per amicizia ha accettato alla fine questo invito, e io la ringrazio di cuore, anche se assente, che è Maria Francesca Asciuto. Ora, avendo letto i componenti di questa lista, volete che io non sia orgoglioso di aver coinvolto tante 24 persone per bene? Li avete conosciuti ad uno? Non vedete che è veramente uno specchio variegato di una società in cui tutti si possono sentire rappresentati? Io ne sono orgoglioso di aver confezionato una lista del genere. Qui sicuramente non c'è né collusione né contiguità. Siamo sicuramente cittadini degni di poter chiedere un consenso liberamente per dare un segnale di specchiata moralità. Detto questo, ho 7 minuti di ritardo, vi chiedo scusa, ma io finisco, e finisco veramente. Vi ringrazio tutti di cuore per il contributo che darete, perché sono convinto che ciascuno di voi farà di tutto per poter coinvolgere le persone, per poter raggiungere quel risultato che, in maniera ottimistica e senza presunzione, posso dire che credo, lo sento, sarà vincente, e che può essere per tutti una vittoria che non sia solo mia o di chi mi collabora e viene, ma che sia la vittoria di tutti, del singolo elettore che con il suo voto ha contribuito a rendere vivo e reale un progetto per la città. Grazie.